Dopo il successo dell'inaugurazione delle singole iniziative, Centrale Festival continua. Dove e con quali esposizioni? Beh, continuiamo a fare le visite guidate perché, come sappiamo, la fotografia contemporanea, se stimolata con alcuni elementi di comprensione, diventa davvero un'esperienza. Quindi le 9 mostre che sono presenti alla Rocca Malatestiana potranno essere visitate fino al 23 giugno, dal venerdì alla domenica, con una visita guidata curata da Centrale Fotografia alle 17:30. E poi continua in modo permanente la mostra all'interno del museo del Palazzo Malatestiano e la mostra permanente frutto dell'acquisizione che il Comune di Fano è riuscita a realizzare attraverso un bando ministeriale. Quindi negli orari del museo si potrà visitare questa nuova collezione della Pinacoteca Civica. Siete soddisfatti del lavoro svolto fino oggi? Direi di sì, questo rapporto longevo con Luca Panaro ha portato in effetti a una rilevanza nazionale e internazionale. Il raggiungimento della vittoria attraverso un bando ministeriale, ma soprattutto l'open call che ha portato oltre 100 candidature da 17 paesi nel mondo, ecco, ci fa pensare che questo festival ha veramente una propensione giovanile e anche una rilevanza internazionale. Penso anche alle importanti collaborazioni con le realtà del territorio. Sì, in effetti siamo riusciti a collaborare, per esempio, per Centrale Festival Off con il Comune di Mondolfo e quindi abbiamo realizzato al Cinema Adriatico una mostra ad hoc realizzata da Mattia Chaff di Genova. E poi con le scuole. E poi naturalmente la didattica ha una grande importanza. Per esempio c'è una mostra bellissima da vedere all'interno della Rocca Malatestiana realizzata da Lisia di Urbino. Poi c'è il progetto realizzato con il Liceo Artistico Apolloni di Fano che hanno fatto un restyling dell'edicola di Piazza Miani che è diventata una galleria a cielo aperto, l'unica di Fano, e all'interno del Caffè Centrale i ragazzi dell'Apolloni hanno anche esposto le loro immagini facendo un progetto ad hoc nella città di Fano. Quindi invitiamo le persone a partecipare alle visite guidate alla Rocca Malatestiana, a visitare l'edicola il Caffè Centrale, e poi anche a Mondolfo il sabato e la domenica dalle 17:30 alle 19:30 fino alla fine di giugno si potrà visitare la mostra di Mattia Chaff.